Abbiamo parlato della scala di Darcy, certo, fino a dove si estende il suolo, come lo guardiamo. Qui vedete una sezione di un suolo particolarmente bella, o di un'immagine di un deposito di cui potete dedurre le dimensioni dalle dimensioni degli alberi che vedete sopra. In generale, sotto il suolo c'è qualcos'altro, cioè il sottosuolo, come dice la parola stessa. E il sottosuolo è formato, lo abbiamo già detto, da, ma forse non le avete scaricate le slide, è possibile, ma ci sono. Vabbè, ci sono comunque, perché erano messe come facoltative. Vedi, mai fare qualcosa di più di quello. Però oggi mi sentivo così di questo mood e allora le mostro lo stesso. E il cosa c'è sotto il suolo? Evidentemente c'è il materiale parentale da cui le slide, il suolo è generato, e questo è il materiale roccioso, per esempio questo sarà il limestone, cioè una formazione sedimentaria. Anche si vede anche da questi strati paralleli. Il dominio di studio di queste cose è generalmente lasciato ai geologi. E quindi al di sotto del suolo avevamo visto, beh, la parte superficiale dove ci sono le piante e il suolo, al di sotto del suolo c'è evidentemente della roccia. Questa roccia anch'essa è porosa, esattamente come il suolo, ma molto meno porosa del suolo in genere, a meno che non sia fratturata, qua c'è scritto cracke, e i buchi della roccia sono riempiti dall'acqua. La roccia può essere parzialmente in condizioni insature, ma spesso è in condizioni sature. Nella figura che vedete qui rappresentata, quello che vedete è quella che si chiama una falda freatica. In inglese è scritto water table, che significa falda in italiano, e le acque che sono dentro la falda si chiamano acque sotterranee o acque groundwater. E le acque sotterranee spesso possono essere in continuità con le acque superficiali, ma questo ovviamente non è detto. Cosa succede? Voi in genere guardate, vi andate qui nella terrazza, nella bellissima terrazza che abbiamo giù, guardate l'Adige che scorre nella valle dell'Adige. La situazione è esattamente la stessa di quella che vedete dipinta qui per il Reno, e cioè c'è una parte rocciosa che è molto profonda e uno degli strati sedimentari che nell'Adige sono più di 300 metri di sedimento. Questo sedimento in particolare è stato prodotto nell'ultima glaciazione, quindi da 65.000 anni a 15.000 anni fa, che ha riempito per queste dimensioni la valle. Questo sedimento è di nuovo, non è sempre propriamente roccia, è un sedimento comunque relativamente incoerente ed è riempito di acqua, l'acqua che c'è nella superficie. Quanti di voi sono vicentini? Di dove? Alta Valle del Lagno. Ah, dell'Alta Valle del Lagno? Tiene? Asiago. Beh, lei è Cimalano, altipiano di Asiago, Tiene, e proprio lì c'è scritto Villa Verla, perché Villa Verla è più importante di Tiene. No, io sono nato a Villa Verla, quindi... no, dal punto di vista idrologico è importante, perché c'è una ragione, no? Qui abbiamo parlato prima della Valle dell'Adige, qui la situazione è diversa. Siamo nella pianura padana. La pianura padana è una valle, ma è così larga che il fiume, diciamo, che l'ha originata è molto più a sud della catena montuosa, e sotto, e naturalmente in questa valle ci sono degli acquiferi. La parte superficiale di nuovo è riempita di sedimento. Noi potremmo tracciare una sezione come quella prima del Reno, per esempio in questa direzione,
e vedere che cosa c'è sotto, e c'è la sezione di quello che c'è sotto. La situazione è però che in queste formazioni così grandi, ma anche nelle valli glaciali, in realtà sotto ci sono varie formazioni di sedimento, ragione per cui le falde costituiscono un sistema molto complesso e in alcuni casi per le situazioni che si vengono a creare fra la topografia e la posizione di queste falde si possono generare una zona delle risorgive. Allora dicevo che Thiene è più importante di Villa Bella, è più importante di Thiene, perché qui nella fascia bassa tra Villa Bella e Due Ville ci sono delle zone di risorgive e l'acqua che viene prodotta lì poi, per esempio, alimenta l'acquedotto di Padova. Questa è, e se voi andate in questa sezione che è tracciata qui, quello che vedete in profondità è questo, cioè c'è la parte montuosa che scende sotto, che la vedete dipinta sulla sinistra, fino a circa 150-200 metri rispetto al, cioè beh no, va, scende ben di sotto anche qui nel livello del mare, che è questo 0 metri, quindi tutto questo sotto qua è sotto il livello del mare. E vedete qui c'è l'acqua prodotta dalla zona delle montagne che forma questo grande acquifero che da prima è indistinto, poi qui incontra delle reti di argilla e quindi si formano delle falde che questa volta sono confinate, perché le reti di argilla, cioè l'acqua c'è dentro anche l'argilla, ma l'argilla dal punto di vista del passaggio dell'acqua è come se fosse un mezzo impermeabile praticamente. Questa è una nozione che è nota a tutti dal punto di vista qualitativo, ma che dal punto di vista quantitativo vedremo tra un po' che cosa significhi. Quindi questa è una falda freatica, questa di nuovo è una falda freatica, queste sono falde confinate e generalmente sono anche in pressione. Quindi se voi applicate un pozzo in questa direzione, l'acqua risale fino ad una certa quota per effetto della pressione che hanno. Ovviamente la parte a sinistra è molto vulnerabile all'inquinamento, a tante cose, un po' di meno la parte a destra, per cui spesso si dice che la parte, gli acquiferi confinanti sono più sicuri dal punto di vista per esempio degli usi umani. Ma certo, se si lascia passare un po' di tempo, tutto l'inquinamento che è caduto nella parte freatica in alto si diffonde ovunque. Qui è stata fatta un'analisi di tutto l'alto, di tutta questa zona dell'alto Adriatico, quindi queste zone, studiamo gli strumenti, questi in particolare sono stati ottenuti con strumenti di geofisica, e sono state fatte tutte queste sezioni. Quindi gli acquiferi sotto i suoli ci stanno. Gli acquiferi, le falde acquifere, e queste costituiscono un sistema complesso di cui noi abbiamo visto due esempi nelle slide precedenti. Generalmente vi è continuità fra i corpi idrici superficiali e le falde. Questo per esempio accade con l'Adige. L'Adige, c'è l'acqua in superficie, dall'acqua in superficie parte una falda che discende, quindi in prossimità dell'Adige la falda è molto in superficie. Però in alcune situazioni, poiché l'acqua in superficie si muove con grande velocità, può essere in superficie senza che essere a contatto della falda che è immediatamente sotto di essa. Questo è il caso, per esempio, che vedete disegnato qui, si chiama Wadi, in questo caso è una specie di fiumara, se fosse in Italia, in cui c'è un corso d'acqua superficiale che normalmente è secco, però durante i fenomeni di precipitazioni intense si ripete, si riempie di acqua, l'acqua man mano che scorre nell'alveo, tra l'altro si
infiltra dentro il terreno e sotto evidentemente c'è una falda che viene alimentata, però non è immediatamente o sempre a contatto questa falda con la parte superficiale. Nel momento in cui l'acqua qui comincia a fluire, poi qui si forma una falda in continuità, ma questo non è garantito sempre, c'è una fase transiente in cui questo non accade. Questo è un altro grafico che mostra un po' quello che succede, che vi dicevo prima, si possono formare delle falde confinate che hanno un'altezza piezometrica, una quota piezometrica, quindi una pressione che è più alta, ci sono più alta della, cioè qui la quota piezometrica, per esempio, di quest'acqua qui è più alta della superficie. L'acqua parte da qui, la quota piezometrica è questa linea che vedete tracciata, che congiunge il punto di ricarica e il punto di uscita. Nella parte intermedia c'è la superficie del terreno, ma quella piezometrica qui è più alta. Se qui scaviamo un pozzo, l'acqua tendenzialmente arriverebbe a questa altezza. Dopo ci sono c'è resistenza, fenomeni di resistenza per cui non zampilla quell'altezza ovviamente, però questa è la situazione. L'acqua si muove attraverso anche nei suoli come negli acquiferi, attraverso i pori, e direi che questa